Science. Il veleno dei serpenti è molto utile sia per la produzione di antidoti che per la ricerca scientifica. I morsi di serpente fanno più morti del colera. Ogni anno uccidono circa 100.000 persone. In questa azienda, nel sud-est della Francia, le tecnologie high-tech sono utilizzate per produrre veleno. 70 diverse specie di serpenti sono conservate in questo laboratorio di massima sicurezza. Le specie che sono qui provengono da tutto il mondo. I produttori di antidoti stanno cercando di sviluppare prodotti specifici per ogni regione. E abbiamo bisogno di coprire numerose specie diverse. Serpenti e scorpioni sono nutriti e sistemati all'interno di una camera dove i livelli di umidità e di temperatura sono tenuti sotto controllo. Da ogni esemplare si preleva una volta al mese una quantità di veleno equivalente a un cucchiaio. Attualmente sono in corso ricerche mediche, infatti il veleno può produrre un largo spettro di molecole importanti per il loro impatto su una grande varietà di obiettivi farmacologici per il sistema nervoso, i muscoli, i reni, il cuore e la circolazione sanguigna. Le quantità ricavate sono molto piccole, di conseguenza i prezzi possono sembrare molto alti. I prezzi dei veleni di serpenti, oscillano tra i 500 e 4.000 euro a grammo. Gli scienziati sono convinti che nel veleno ci siano molti segreti che devono ancora essere scoperti e in futuro potrebbero fornirci molti più trattamenti.